i giovani ci sono, le garanzie per un presente migliore, pure l'impegno per aprire spiragli verso un futuro occupazionale pieno anche. Garanzia Giovani sta riscuotendo un grande successo in Campania, dando opportunità ai ragazzi di età compresa tra 15 e 29 anni di effettuare per 6 mesi, con un compenso di 500 euro mensile, stage, tirocini formativi, collaborazioni varie all'interno di strutture pubbliche o private, ponendo così le basi per un primo indirizzo lavorativo, per cominciare a capire cos'è davvero il mondo del lavoro. A Nocera Inferiore, nella sala polifunzionale della Galleria Maiorino, Pasquale D'Acunzi, presidente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione, ARLAS, ha organizzato un incontro pubblico affollatissimo, perché il tema è attuale, molto sentito. Un successo vero e proprio, insomma, alla presenza tra gli altri di vari sindaci del territorio, del presidente di Confindustria Salerno Mauro Maccauro e dell'assessore regionale al lavoro e formazione Severino Nappi. Garanzia Giovani è un progetto di opportunità per i ragazzi dai 15 ai 29 anni, disoccupati o inoccupati, che non studiano e non lavorano, che per una volta, senza l'aiuto probabilmente di nessun potentato e di nessuno che gli promette qualcosa, possono andare su un sito, che è il sito www.clicklavoro.lavorocampania.it, e iscriversi e aderire ad un progetto. Questo gli consente di essere chiamati per un profilo, che non è altro che il loro sogno, quello che loro vogliono realizzare. Entro 4 mesi da questo profilo la pubblica amministrazione e le istituzioni hanno assunto l'impegno di offrire un'opportunità o di lavoro o di formazione o di istruzione. 650 milioni di euro per finanziare tirocini, contratti lavoro subordinato, formazione finalizzata all'assunzione, autoimpresa, servizio civile, insomma tutto quello che serve per aiutare i nostri ragazzi a entrare nel mondo del lavoro. Soprattutto però Garanzia Giovani è la scommessa di una comunità sui nostri ragazzi, perché non basta la regione, ci vogliono le imprese, le associazioni, le scuole, le università, le associazioni datoriali e sindacali, insomma tutto il mondo che noi stiamo mettendo insieme, perché questa cosa serve davvero, serve a dare servizi alle persone, a dire ai nostri ragazzi che non sono più soli, che c'è un modo per che li prende in carico, e poi pian piano le opportunità verranno. Lo strumento Garanzia Giovani, che rientra in un piano europeo molto più vasto, che mette a disposizione delle risorse importanti per tutti i paesi che hanno una percentuale di disoccupazione giovanile superiore al 25%. Ciascuna regione, anche la regione Campania, ha investito delle risorse. È chiaro che è un sistema che va ancora, come dire, messo a fuoco, è un sistema ancora un po' dove la burocrazia, le procedure sono un po' lente, ma è uno strumento da tenere in debita considerazione. Nella provincia di Salerno credo che circa 5.000 giovani abbiano fatto registrazione in questo piano. È importante tenere conto un contesto un po' più ampio. Il 7 marzo sono entrate in vigore le nuove regole del Job Act, un contratto a tempo indeterminato cosiddetto a tutele crescenti. Io credo che più che preoccuparsi dei licenziamenti, è uno strumento che, se ripartono le commesse, è uno strumento che mette in condizione le aziende di poter assumere con maggiore, come dire, tranquillità.